Ragazzi, buongiorno. È la terza o quarta volta che io cerco di registrare questo inizio di video e non ci riesco. Oggi parleremo di un amore dietro l'angolo, un amore che ti aspetta, magari sta già nascendo, non lo so, per qualcuno magari sta nascendo questo amore. Vado a vedere la descrizione di questa persona. Il ritratto psicologico, magari anche vedo qualcosa di dettagli particolari di questa persona. Parlerò al futuro, tipo quando tu lo incontrerai, cosa succederà, insomma, come succederà più o meno quello che mi diranno le carte, possibili sviluppi di questa storia. Cioè, insomma, co cosa sarà per te, magari anche quando. Proverò di vedere, non lo so, non, adesso quando inizio un video sempre c'ho un sacco di cose da fare nella testa, però poi si dimentica, perché quando sei dentro nella canalizzazione, dopo ti fai guidare da carte, viene fuori quello che viene. Adesso io faccio questa richiesta. Ah, questo volevo dire, poi un'altra cosa volevo dire e ho dimenticato. Ho detto tutto? Boh, non lo so. Oggi sono strana. Andiamo, tre varianti, iniziamo. Questa pietra. E con quale mazzo lavoro? Lavoro con questo. Vecchietto, bruttino un po', devo ordinare nuovo. Ma io lo adoro. Uno dei primi mazzi con quale ho iniziato a fare su YouTube video. E ancora sto prendendo un caffè. Ok, facciamo questa domanda. L'amore è dietro l'angolo. Che amore sarà? Che cosa sarà? Che storia sarà? Chi è? Tutto, vogliamo sapere tutto, carte. Il carro. Allora, ora vi dico. Decisamente questa storia di amore ti cambierà la vita. Di tre carte sono già uscite due arcani maggiori, la forza e il carro. Sembra come che arriva nuova vita, arriva la luce dopo lunga notte, arriva qualcosa di molto intenso, di tanta passione, caro con la forza, è proprio tantissima passione, tanta energia ti darà. È bella questa energia, ragazzi, energia per vivere, per creare. Quando succedono questi amori, la persona ingiovanisce, diventa più bella, cioè si vede, occhi lucidi, cioè si vede. Ok, ma il carro può essere che lui arriva da un'altra città, che c'è della distanza tra di voi, o ancora qualcosa? Qui potrebbe essere la distanza per qualcuno. Ma comunque se siete di coppia, inizierà tutto dal chat forse, da messaggi, dal flirt, da qualcosa sarà in aria, nel senso non che tu lo incontri e subito voi vi vedete. Ci sarà tipo un'attesa dove ognuno potrà inventare. Quello che gli pare, inventare nel senso immaginare uno dell'altro quello che è, perché si vede che c'è qualcosa che non vi permette subito vederci. Prima saranno fantasie. Che fantasie saranno? Te e lui. Questo sei te, questo è lui.
Oh, che grande rossa candela! Uno di bastone, le tue fantasie saranno piccanti. E lui è più bravo, lui dice no, non pensare cose, non va bene pensare queste cose. Iniziamo bene. Irafante, vedi, ti fa anche la croce, dice non pensare tu a queste cose, come si dice, zozze. Come mai lui Rierafante è così saggio, così maturo? Cosa c'è con questo sacerdote? Proprio in questa carta lui è esorcista, lui manda via questi pensieri. Non lo so, speriamo che non è proprio sacerdote. No, questa persona, questo uomo è maturo, ha vissuto delle esperienze anche complicate. Lui, con tutto il rispetto e con tutta calma, vuole prendere questo vostro inizio, perché ha avuto qualcosa in passato che è stato troppo veloce, troppo fulmini, e alla fine non è andato come è andato. Adesso vuole essere più calmo, va bene? Per qualcuno di voi lui avrà qua problemi con figli o con genitori. In quel momento in cui tu penserai a bastone, a fuoco, lui penserà a qualcos'altro. Quindi tu come vedrai la situazione per te? No, bene, tu avrai. Vedete, lei anche sta questa, in questa carta, la ragazza sta meditando, sa che ha trovato una rosa, lo sente, lo intuisce proprio qua nella chakra del cuore. Voglio conoscere, tu dici ok, conosciamoci, ti voglio conoscere, voglio non, io ho tempo, io non voglio correre, tu dici. E lui che dice? E lui Luna, dubbi, un sacco di dubbi, perché questi arcani dalla parte sono? Ma si vede che tu sei molto più leggera rispetto a lui. Tu sei più spontanea in quel periodo in cui voi vi incontrate, tu sei più allegra, più spontanea, più vivace. Lui, le sue carte sono un po' più pesanti. Sicuramente qui ci saranno un po' cioè, ci saranno le cose serie, succederanno le cose serie nella sua vita, i cambiamenti seri. Comunque, per lui sarà un periodo importante. Per te invece sembra più come arrivare a primavera. Apriamo la luna sua. Avrà tanti dubbi al riguardo, riguardo voi, riguardo la storia. Sarà confuso. Come mai confuso? Che c'è che non va? Quattro di spade, dorme da solo al freduccio, forse è abituato a dormire da solo, o perché non... Un attimo. Qui può essere anche che lui sta finendo una malattia, in malattia, malattia ancora potrebbe essere malattia nel senso di anima, oppure malattia proprio fisica. E quindi non è proprio pronto a buttarsi in questa vostra follia, diciamo così, in questo. Ok, però energia molto positiva, sole. Ok, adesso voglio vedere la descrizione di questa persona. Lui, chi è? Ritratto psicologico facciamo. Poi ho pensato che alla fine con oracoli proviamo di vedere quando sarà questo. Per qualcuno magari già avete riconosciuto, già successo. Ritratto suo. Visto che ho preso il Manara, parleremo di amore. Lui in amore, come hai fatto? Il suo ritratto.
parlando di sentimenti, lui, il suo ritratto. La mente aperta, lui è aperto, è comunicativo e aperto. Però può frenare un po', ecco, l'avevo detto anche prima, che vuole andare piano. Sì, può essere che un po' troppo per riscaldarsi. Cioè, può sembrare che, oh, magari vai, invitami a incontrare, cosa parliamo solo? Tipo, vai, fai qualcosa, non solo chiacchiere. Nel senso, lui tende di conoscere la persona lentamente, lui è molto curioso di capire, curioso di conoscere ascoltando. Cioè, comunicazione è buona, però è lento, magari anche bene. Bene, imperatore, apriamolo. Vedrai quella sua parte muscolina, come si dice muscolo? quel maschio, macio. Vedrai il carattere tosto. Gli piace ordine, gli piace la disciplina, è persona responsabile. Penso a persona diretta, magari gli manca un po' di flessibilità in questo caso. Un po', può sembrare un po' troppo come una roccia, rocca, non so, duro, difficile a, magari anche un po' serio, difficile a. Tu sei hihi, haha, tu sei leggera, vivace, sei flessibile, come un pesce sei. Lui così statico, ho trovato finalmente, statico. Lui vede tutto, sente tutto, analizza. È intelligente, ragazzo. Ti può sembrare che lui non capisce, ma li capisce troppo. Vedete come le carte, lui proprio in guardia, sempre. Ma è una cosa buona o no? Può essere un. Lui vuole capire cosa nasconde le persone. Questa è per me questa è intelligenza, perché lui riesce a capire anche sotto le parole. Tu quello che dici a lui può anche capire quello che tu non hai detto. Quello che so fare molto bene io, inventare quello che non ho detto. Lui proprio sembra che lo vedrai un po' strano, misterioso. Dopo vediamo te come ti piace questa persona così. Con le donne. Ha avuto brutte esperienze con le donne. Aspetta, oppure le donne soffrono per lui un attimo, lui. E loro, donne. Sì, sembra che, sì, come tu ti hai ascoltato in amore, rispetta le donne, sì, magari un po'. Si sente un po' illuso, sarà brutta parola. Non so, sembra che qualcuno l'aveva respinto. Magari sceglieva le donne che sono un po' troppo sul trono sedute, come questa imperatrice. Altruista insano, nuova parola ho imparato. Potrebbe essere che aveva narcisiste prima di te, aveva le ragazze un po' complicate, diciamo così. E lui buono e con tutto il cuore ha preso come tutti quando è troppo buono dopo prendono le parti morbide.
Ok, te come lo vedrai? A te cosa ti farà magari all'inizio, al primo impatto si dice, no? Tu cosa... Diavolo, vedete, tu proprio... ti piace lui, oh, guardate. Che carte ce l'abbiamo. Ti piace proprio. Scatena inferno dentro di te. Andiamo, cosa vedrai tu? Guardate, proprio lo sta guardando. Curiosa, molto curiosa, e cerchi di essere calma. Dalla parte tua ci sarà un qualcosa, non lo so, un po' stronza sarai, non lo so. Cercherai di punirlo in qualche modo. Come? Vediamo un po' questa punizione. Dore. Guarda, tutti arcani maggiori. Subito. Non lo so, perché dalla distruzione inizia? Strana sta cosa. Che appena conosciuti già gli dirai qualcosa di negativo o gli racconterai qualcosa di negativo. Distruzione inizia subito. Boh, strana sta cosa. Come lo vedrai? A me mi sembra che fin da subito tu non lo vorrai, ti sembrerà che questa è una persona da abbandonare. Sembra che tu vorrai lasciarlo fin da subito, magari anche lascerai. L'hai conosciuto, non lo so, qualcosa ti è sembrato che qualcosa non va, c'è qualche segreto, c'è qualcosa che no, e tu vorrai scappare. Dalla parte tua c'è, non lo so, in quel momento ti sembra che è meglio autoeliminarsi. Tu penserai e forse ti allontani proprio. Potrebbe essere che tu gli dirai proprio qualcosa che non ti piace e tu te ne vai. Perché è strano, dico, inizia con carte di separazione. Ancora non è iniziata già la separazione, ma almeno nella tua testa. Perché la tua giustizia è un po' troppo sull'analizzare, sei troppo attenta. Perché sei così attenta? Può essere che tu, qui si assomigli a me se farai così, mi fa questo proprio io. Gli lanci qualche domanda o lo metterai in prova. Non so, in prova con le parole, con domande, crei le situazioni dove tu vuoi vedere di cosa hai fatto a questa persona. E però ci sarà la delusione, perché lui sembra che alcune prove non supererà. E per questo tu dirai: no, no, questo non è per me, me ne vado. Ok, andiamo come andrà a finire dopo. Che iniziato e subito finito e caput e amore come è potuto nascere. Ok. Starai alle frettere. Li rifletti e dopo mi sa che dirai quello che hai pensato, ti spiegherai. Sembra che prima ti allontani a pensare, dopo affrontate il discorso, il muro questo sarà cancellato e lì capirai anche te perché tu hai pensato male di lui, perché lui ha fatto, ha detto quello o quell'altro, cioè arriverete a capirci. Poi come si procede? Le sorprese, il romanticismo, gelato, bella carta. Starai a pensarlo spesso, però comunque il labirinto rimane, comunque le domande tante. Appeso. Avrai comunque... Allora, vedi qualcosa in lui che non ti piace, ok? E ti sembra che tu devi allontanare, però comunque ritorni a pensare a lui.
Pensi, ripensi, proprio, vedete in questa carta sembra un labirinto nella testa. Tanti, tanti, assomiglia anche al cervello, guardate. Tanti pensieri di lui. E anche un po' di ansia, un po' di paura, un po', ma non puoi fare a meno questo. Non lo puoi sacrificare, scaricare, diciamo, non puoi. Perché ti dà qualcosa che ti piace. Cosa ti dà? Questo piacere, come sorprese piccole, belle parole magari. Apriamo. Cosa lui ti dà così di bello? Papessa. Sembra che lui continuerà, anche se tu fai un passo dietro, lui insiste, ma insiste in modo bello, cioè, continuerà a chiamarti, continuerà a scriverti, lui ci sarà e a te sarà, ti farà piacere scoprire sempre qualcosa di nuovo di lui. E poi inizierai a capire, arriva questa energia, inizierai a capire che tesoro hai trovato. Che qui è una persona per bene, vedete il carro, temperanza. Allora io vedo che questa storia, ora la parola destinata a essere sarà grossa, però io vedo che voi, anche se te magari vorrai fare un passo indietro, allontanare un po', non so, ce l'hai le tue paure, i tuoi pensieri, tutto andrà in modo naturale e comunque sarà. Cioè, in modo molto naturale, tu anche magari dici basta, io non voglio più scrivere con lui, ma in modo molto naturale, tutto, 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 e voi vi incontrate, c'è molto naturale, non so spiegare. Ci sono le storie così, ci sono le storie che non funzionano proprio, ti devi andare controcorrente, sempre la lotta, lotta, lotta. E ci sono quelle dove tutto molto sembra che il divino ti aiuta. Tutto sì, succede in questo modo. E qui sarà in questo modo, naturale. Alla fine, amore, nascerà nel tuo cuore. Nel tuo. Guardate, matrimonio. Sì, armonia è in suo. 10 di coppe, certo nascerà. È in lui. Oh, e lui sarà attento troppo, magari, troppo. Io vedo che lui farà di tutto per dimostrarti che lui ci tiene a te, per farti dimostrazioni. Lui cercherà di dimostrare che ci tiene, che tu sei la sua regina di denaro, che tu sei importante per lui. Sembra che lui un po' aiuterà te a mettere i tuoi pezzi tutti insieme. Vedo la sua fatica, vedete in questa carta, ragazza sta con un bambino senza la porta, qualcuno le ha portato la porta via di casa, lui sta riportando la porta, cercherà di proteggerti, di renderti più tranquilla, che tu sei al sicuro, no? Ma l'amore nascerà, ma questo è amore, ragazzi, quando uno si comporta in questo modo, quando uno vuole che tu vai a dormire tranquilla. Quando non vuole che tu ti preoccupi, non vuole farti ingelosire ancora queste cavolate. Quando uno ci tiene al tuo sonno, alla tua mente sana, questo è che cos'è? È un sentimento, no? Quindi, amore, ultimo chance ce l'hai, uomo. Non lo so come si fa adesso, regina di spade. E qui c'è un'ombra di una ex, ragazzi. E qua abbiamo rovinato tutta stesa. Andiamo, c'è un ex, c'è una persona. Lui farà tante belle cose, ma il cuore suo ancora non è ripreso. Allora, andiamo a vedere. Quindi lui avrà sentimenti per un'altra donna? Vediamo che cosa è questa cosa.
Allora, io vedo che lui era molto ammalato per un'altra donna, molto molto ammalato, e forse un po' troppo tempo stava da solo o si sentiva solo. C'era amore. E allora la mia ragazza rimane senza tuo amore o cosa c'è qua? Il mago. Prima lui farà tutto in modo giusto, ma il suo cuore, la mente avrà il controllo, equilibrio. La mente avrà il controllo sul cuore. Alla fine, come si fa? Si scioglie questo cuore ghiaccio. Buoni e cattivi, fantasie. Diciamo che inizialmente la vostra storia andrà solo con le sue belle azioni e comunicazione, il cuore sarà un po' da parte. Però poi questa euforia, questa allegria tra di voi si trasformerà in qualcosa di romantico. Però questo uomo comunque tiene il controllo. Madonna, come resiste a non innamorarsi, è una cosa pazzesca. E te che farai con uno così che non vuole innamorarsi? Così. Io vedo che tu con lui starai molto bene. Non è che ti manca. Lui ti saprà trattarti bene, corteggiarti, tutto questo sì, però il cuore è troppo chiuso. Come si fa con un uomo? La mia ragazza che fa? La mia ragazza saprà che c'è la coppia, lui e lei, cioè voi due, imperatrice e imperatore. Tu ti sentirai importante. E il cuore suo? Corrisposto, no? Terzi. Forse il problema è che lui, dopo la sua ultima esperienza, sarà un po' troppo concentrato su quello che prova lui. Non ti farà mancare, non mi sembra che lui ti farà mancare attenzione o ancora qualcosa. Rapporto vostro sarà, ma ostacolo è l'amor proprio. Lui sembra che impara a concentrarsi più su di se stesso, su quello che è lui, cioè sembra che lui cerca di proteggersi. Working. Poi vedo che ci sarà una crisi tra di voi quando, dopo questa grande crisi, lui penserà che è caputa, ti ha perso, starà con questa faccia davanti alla TV, come piace questa, guardate questa faccia, sarà triste, e dopo alla fine arriverà anche il sentimento. Sembra che dalla parte, vabbè, non andiamo troppo lontano. Io non vedo che questo uomo subito si innamora, va bene? Qui ci vorrà una pazienza e sì, ci sarà come in tutte le storie, ci saranno le crisi e dove tu alla fine un po' ti allontani da lui, magari anche vi litigate e lo lasci, ma dopo qualcosa succederà, ragazzi. Ok, andiamo adesso a vedere quando succederà questa tutta storia. Mi ricordiamo sempre che è un interattivo. Ok, guardate, verso settembre, forse sabato, mi veniva da dire qualcuno sabato, in estate, mi dicono che tu dovrai ancora chiudere un capitolo, finire una lezione, imparare dicembre-novembre, novembre-dicembre, c'è rimasto una lezione tua, qualcosa di capire. O magari tu lo avevi già conosciuto nel novembre, dicembre. Comunque sì, c'è una lezione ancora che è rimasta in sospeso novembre, dicembre. Dopo estate, settembre,
In quel periodo qualcosa tra di voi qua succede, nuovo amore, vedete? Amore verso settembre. Cioè nasce amore, nel senso estate, ragazzi. Ok, e niente, io ho finito. Raccontate come vi siete trovati, mettete like. Io fermo, andiamo alla seconda variante. Variante numero 2. E lavoro con questo mazzo. Oh no, no, con questo. Facciamo questa domanda. Amore che mi aspetta? Che amore sarà? Che storia sarà? Cosa mi aspetta? Sembra come Romeo e Giulietta qua sarà qualcuno contro, famiglia contro, o tuo o suo, qualcuno contro di voi. Ma lui è lui forte, lui combatterà con questi nemici, no? Ok, andiamo a vedere che storia sarà. Tre di coppia. Di cosa si tratta? Un mago. Io penso che qui inizierà tutto da amici. Avrete un gruppo in comune, un gruppo di dove voi andate insieme, non so, qualche corso, palestra, oppure gruppo di amici dove proprio vi divertite insieme. Cosa sarà? Sarà una storia di alti e bassi, dove sembra che la persona si fa avanti, però poi scompare. Vediamo. Io vedo che inizialmente non si capirà proprio niente. O io gli piaccio o no, gli interesso o no. Proprio una cosa strana. Potrebbe essere la distanza, e quindi qualcuno viene, lui da te in tua città o tu in sua città. Potrebbe essere anche questo. Sì, ci sono ostacoli tra di voi, ci saranno da subito ostacoli. L'ostacolo è una donna. Tu che sei in questa situazione, vediamo, magari tu sei questa donna. Ok, un attimo. Sì, l'ostacolo sarà la donna. Forse, come sempre, una ex. Oppure voi, tu conosci la sua ragazza che aveva lui prima. Magari voi siete una comitiva. Qualcosa di questo tipo, e l'ostacolo è una donna. Almeno a te ti sembra che lei è un ostacolo. Tu sei interessata di questo uomo, molto, e vorresti combattere, diciamo così, lottare. E lui? Quella donna gli farà problemi, lui dovrà difendere da lei, nel senso ci sarà una donna con quale lui litigherà, questo è lui con lei, con le spade, qualcosa di chiarimenti, qualcosa che lì sarà, te invece voi due siete come una coppia, ma a coppia di chi? Di amici? Pace, serenità. Veramente sembra come la distanza, ragazzi. Qua si dovrà aspettare. Si
Si dovrà aspettare per vederci perché c'è la strada. Oppure si dovrà aspettare finché lui divorzia. Magari questa è una ex moglie con quale lui si sta divorziando. C'è un'attesa. C'è un'attesa, però tra di voi c'è proprio un bel rapporto. È attesa. Sembra più come una storia a distanza, per messaggi, oppure una storia segreta per qualcuno. Ok, nascerà qualcosa dopo? No, questo facciamo dopo. Vediamo la sua descrizione. Che persona è? Parlando di amore, descrizione sua, ritratto psicologico. Le donne lo vogliono molto. Lui piace tanto alle donne. E le donne qua non, sembra che fanno anche iniziativa. È un uomo buono, si vede che si attira tante donne, qualcosa avrà, no? Si può vedere cosa avrà di così speciale che tutte queste donne lo vogliono. Ricco, bello. Vediamo cosa lui ha così speciale. Potrebbe essere che le donne che in qualche modo legate al suo lavoro, o lui ha un qualcosa dove vengono le donne, non so, un negozio di donne, per esempio, e questo è un esempio. Lavoro, lui lavora tanto, non tocca nessuno, ma queste donne vengono da lui e lo vogliono e sognano di attirare la sua attenzione, ma non si può. Sembra come che lui ha si sta divorziando o si è divorziato e tutti vogliono. Sapete come un uomo che è stato tanto tempo in una relazione e adesso finalmente lui singolo, oh, tutte donne da lui, dove una pasticceria o un negozio dove, o dove lui sta. Ok. Chi è lui? Ma che lo stesso ragazzo della prima variante sta arrivando qui? Sempre la stessa cosa. Ora vi dico. Io non riesco a capire per quale motivo le donne lo Boh, lui sembra che deve fuggire da una donna o dalle donne in generale, che deve fuggire, che questa donna vuole qualcosa da lui o donne in generale. E lui deve nascondersi e fuggire e non capisco perché. Ci sembra come che sia una donna pesante molto, che lo manipola e lui deve fuggire, nascondersi. Lui ha paura di lei, non lo so. Chi è questa donna? Oh. È una disperata ex che lui ha lasciato? Sembrerebbe, sì. È una disperata, ragazzi. Io ho chiesto chi è questa donna e guardate la foto, risposta. È lei questa per terra. Ok.
Lui è molto attento con le donne, non supera i limiti, lui rispetta la privacy di una persona e di conseguenza non vuole anche che si avvicina troppo a lui. Un uomo con un forte carattere, è tosto, sa gestire emozioni, sa controllare emozioni. Si dedica tanto al lavoro, al hobby, alla sua attività, a qualcosa che è suo. Porta maschera di un uomo che ha successo, porta maschera di sorriso, che lui è benestante, che lui è felice, ma la verità che è stato, guardate la verità, come parlano carte. Lui vuole sembrare così, in alto, che vola, no? Nel sole, verso il sole, ma la verità è che lui è caduto dal sole. Lui è stato lì, e da alto, caduto giù, morto, e si è trasformato. La verità è che lui non è mai più come era prima. C'è qualcosa che è successo nella sua vita che l'ha cambiato. In questa carta è la carta di menopausa. Qualcosa le è morto, qualcosa dentro di lui, o qualcosa lui ha vissuto. Sì, ha vissuto qualcosa e adesso adesso ce l'ha la sua stabilità. Sembra che lui adesso sta molto bene con se stesso lì da solo. E di donne cerca di allontanarsi dalle donne. Non lo so perché. Sì, non, le donne lo vogliono, lo cercano. Magari anche tu lo cercherai, non lo so. Ma lui, vedo che non vuole lui. Non è attivo nei confronti di donne in generale. Sta per conto suo molto. Bene. Allora, come inizierà allora sta strada? Ah, inizierà da amicizia, abbiamo visto. Amicizia sarà. Ok. Come inizierà la storia? Cioè, inizierà un giorno, no? Cosa sarà? Lui sarà interessato a te. Lui farà passi verso di te. E tu avrai un conflitto interiore, non conflitto. Allora, io vedo un grande ostacolo, non lo so, magari lui sarà ex di tua amica, perché così si spiega. O qualcosa lui, non so, magari non è proprio separato. O qualcosa qui c'è in mezzo, una storia. Perché tu dici che non si può, non dobbiamo stare insieme. O magari tu sei impegnata, non lo so. Cioè, tu dici, non va bene, non è giusto, è contro valori, non si fa così. Cioè, lui sarà attivo nei tuoi confronti, ma tu tipo, no, non è giusto. Perché non è giusto? No, tu dici, non voglio io così. Cosa, perché tu non vuoi? Sei tu che non lo vuoi. Vedete, è contro legge, contro la giustizia, ci sarà o perché lui è impegnato, perché tu sei impegnata, o perché lui, dico, come voi avete una stessa comitiva, qui può essere che lui è di qualcuno, che non è tuo. Cioè, per questo tu dici no, non voglio, ma lui sarà molto interessato a te. E quindi... Ma voi sarete innamorati. Cioè, con il tempo crescerà questo innamoramento, l'amore.
Sembra che dentro di te, cioè, questo uomo, questo sentimento crescerà le ali in te, crescerà le ali, tu inizierai a dubitare, avrai un po' di dubbi, dopo spacchi, dici basta, dopo dirai di sì, si vede, sì, cambiano le cose e tu ti coinvolgi. Comunque, tu ti inizierai a notare in questo sentimento. Non vedo, ragazzi, non so come dire alcune parole. Come un forte vento ti porterà questo sentimento e come il tornado tu sarai dentro di questo sentimento e non potrai più fare niente. Prima dirai no, 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 dopo alla fine andrà come deve andare. E tre di spade, non si può, qualcuno vi sta spiando, qualcuno è geloso, forse quella donna disperata di quale abbiamo parlato. Dovete nascondersi, non devono sapere di voi, tutti intrighi o come si dice. Comunque, è un dramma. E come ho iniziato io questa stesa, Romeo e Giulietta, e poi proprio si vede Romeo e Giulietta. Vediamo queste carte, voglio vedere lui che sentimento proverà per lui, che cosa sarà questa storia. Amore, passione, che cosa sarà per lui? Allora vi dico così, può essere che tu sei la sua ex, la sua ex che è tornata. Ecco perché tutti parleranno. Diranno, oh, ma mi siete lasciati, ora che siete lasciati in modo così e adesso di nuovo? Non lo so, sembra che tu sei la ex. Oppure veramente sei amica di qualcuna sua donna. Uno dei due ragazzi. Sì, tu sei limitata, tu pa hai paura di questa storia, di questo uomo. Tu non volevi fartela lasciare, far andare a, come si dice? Avete capito? Lui tu sei qualcosa di molto tranquillo, lui si fida di te, con te lui si sente a casa, si sente a suo agio. Tu per lui non sei una forte passione, un amore forte, folle. Tu sei come una casa tranquilla per lui. Vicino a te lui si sente a casa. Questo sei tu per lui. Ma non dico che sentimento non c'è. Questo è il sentimento 4 di bastone. La casa è un sentimento, no? Con chi potete sentirsi a casa? Con pochi. Ok, e lui per te? Guardate, anche lui per te è ex. Ma che siete due ex? O ex o un amico, un collega, ragazzi. Non, io non lo so. Perché tu per lui sei regina di spade e lui per te re di spade. E re di spade o colleghi, compagni, colleghi, oppure ex. Ma tu, dalla parte tua, lui è stato il tuo desiderio. Tu proprio lo volevi. E hai ottenuto. E alla fine cosa tu ottieni? Vai, vediamo così. Poco ottieni. Ah, ok. Inizialmente sarà poco, dovrai avere la pazienza, stringere i denti, poi alla fine il sole, alla fine sarai felice, però prima no, prima poco tempo lui ti potrà dedicare, briciole quasi, però poi alla fine il sole.
Non sarà facile, però poi vedo che la vostra... ci saranno ostacoli, ci saranno pensieri pesanti, notti insonni, ci saranno, va bene. Però poi alla fine vedo che la situazione andrà verso il giusto. Cosa tu devi sapere? Tu devi sapere che egoismo, ego è un grandissimo ostacolo di tutta questa storia. Se riuscirai a combattere con questo ego, con manipolazioni forse, con qualche cosa strana, non so, qualcosa di tossico, cioè tu devi sapere che bisogna sconfiggere questo diavolo, altrimenti non andrà verso il giusto. Cioè, andrà, ma sarà la strada sarà molto spinosa, difficile. Bisogna imparare a voler bene, amare una persona senza pretendere tanto. Questo bisogna imparare. Bisogna imparare a esserci senza pretendere. E a accettare la persona per quello che è. Ieri su un consulto ho avuto questo discorso, abbiamo parlato proprio filosofia, che noi chi siamo per decidere come devono essere le persone? Chi siamo noi? Noi siamo solo ospiti su questa terra. È il creatore, Dio, universo, quello che ognuno crede in quello che crede, io dico creatore, diciamo così. È lui che ha creato le persone così come sono. Ognuno vive il suo mondo, ognuno vive come deve vivere. Noi non dobbiamo cambiare nessuno e noi non abbiamo nessun diritto di pretendere a cambiare qualcuno. Perché così facendo, con questo diavolo, disturbiamo l'equilibrio che deve essere. Equilibrio, non parlo di nostro equilibrio, equilibrio che ha dato il creatore, e quando c'è squilibrio, c'è questa guerra di ego e di tutto quanto, lì succedono le cose brutte, perché deve essere sempre equilibrio. Per equilibrare succedono, guardate, per fare più semplice, i bambini quando giocano troppo, quando urlano, spaccano, da, sono molto felici. Avete visto giocare bambini molto felici, divertire tanto. Finisce sempre con le lacrime. Qualcuno scade, qualcuno si fa male, sempre. Perché equilibrio. Deve essere equilibrio. Troppo, troppa gioia, troppo emozioni forti e squilibrio. Perché anche essere felici, bisogna essere felici in equilibrio. No, no, perché poi si fa male. Ecco, questo mi fanno vedere, questo devi imparare. Forse a voi due anche, ma più te. Andiamo a vedere anche a te, diciamo i tempi. Se non hai riconosciuto, se non ti è successo ancora questa storia e tu pensi che questo è il tuo futuro, perché io penso che per qualcuno questo è già successo. Andiamo a vedere quando sarà questa storia, quando succederà. Ridere. Allora, come il nostro titolo all'angolo dice morte di ego, morte di inverno. Ora, muore, se muore ego di quale io ho parlato, vedete, ego death. Quando ci sarà questa trasformazione, amore subito all'angolo ti aspetta. Tu dovrai solo cadere, buttarsi, rischiare. Però ego deve morire.
È proprio adesso. Cioè, se muore ego, sì. Così. Meditate, ragazzi. Meditate, meditate e ancora meditate. E mi dicono come si fa a meditare? C'è un sacco di informazione su internet dappertutto. Magari un giorno anche io vi spiegherò come si fa. Come faccio io almeno, non è che io sono un prof di meditazione. Ok, raccontate, mettete like, io metto stop, andiamo alla terza variante. Ok, andiamo avanti, variante numero 3. Voglio lavorare con questo mazzo. Ok, andiamo, di cosa si tratta? Che relazione è questo amore? Che cos'è? Ruota di fortuna. Uff, tiro e molla, alti bassi o la strada? Ma allora, boh, secondo me tu questa persona già conosci. Perché qui può essere un ritorno di una. Non ritorno, magari ho sbagliato la parola ritorno. Sembra che tu questa persona lo conosci da tanti anni. Cioè, potrebbe essere come un amico d'infanzia o comunque, tu lo conosci da tanti, tanti cicli. E può essere il suo ritorno nella tua vita in modo romantico. Un re di bastone, un ragazzo molto carismatico con la forza, molto carismatico, caldo. E tu di questo uomo sei stata innamorata. Proprio quando tra di voi qua inizia questa storia, tu eri già innamorata ancora prima, mi sembra che anni fa eri innamorata. Prima sembra che non c'era la possibilità di stare insieme. E adesso sembra che qualcosa è cambiato e tu hai iniziato a vedere la prospettiva, hai iniziato a vedere che potrebbe adesso essere qualcosa tra di voi. Però comunque c'è un appeso, comunque la situazione non evolve. Perché appeso? Perché è una relazione karmica, ragazzi. Sì, è una relazione karmica. Qui sicuramente un legame molto profondo. Tu questo uomo lo conoscevi da tanto, cioè da tanto. È stato un amore, per te almeno vedo che c'è stato un amore. Lui non vedo, semplicemente è un amore che non è mai passato, non è mai finito. Io vedo che quando lui si presenterà da te, o tu ti sei lasciata o lui si è lasciato, uno di due. Qui può essere anche il vedovo per qualcuno. Comunque mi fanno vedere che una donna, lui quando si presenterà, o una donna sta male o lui sta male per una donna.
Comunque non è una nuova storia, ripeto, perché qui c'è già seminato tanto. Cosa ha seminato? C'è stato già un qualcosa che non è mai potuto fino in fondo, cioè è un gestalt non chiuso e non era possibilità di stare insieme per un motivo o l'altro. Qui poteva essere che tu eri impegnato, esempio ragazzi, ora vi spiego perché è impossibile così, parlando di passato. Tipo, non so, tu eri impegnato, lui era single, dopo tu ti sei lasciato, ma lui è già impegnato. O non so, cioè, sembra che qualcosa succedeva che non vi dava a incontrare, a stare insieme, cioè, c'era sempre qualcosa. E anche adesso, quando succederà che voi vi iniziate di nuovo, comunque c'è un qualcosa che non è proprio completato e c'è questa donna. Sta male per questa donna. C'è un legame tra di voi e qui voi potete anche non parlare per tanto tempo, però come fosse, cioè, quando voi vi incontrate sembra che siete visti già ieri, anche se sono passati 10 anni, esempio. C'è un legame interessante tra di voi. E comunque a questo uomo tu piaci come la donna, come aspetto fisico, tu lo incuriosisci. Ok, andiamo a vedere il suo ritratto. Tu lo conoscevi una volta, però se sono passati anni o comunque è passato il tempo, non è detto che lui è rimasto così come era prima. Bisogna vedere cosa è, che persona è adesso, che persona è. Forse prima lui era molto più attratto dalle donne, più era, cioè, come dire, gli piaceva colpire la donna, era interessato molto di donne, belle donne. Adesso sembra che per lui belle donne non importa tanto, è molto più attento. E cosa ti importa? Adesso lui ha nuovi valori, che valori? Adesso lui vuole capire il cuore, lui vuole vedere il cuore, vedi con anima le persone, non solo aspetto fisico e queste cose superficiali. Adesso per lui è importante scoprire cosa la persona ce l'ha dentro, già bene. A lui piacciono le donne con un bel carattere, le donne che sanno cosa valgono, le donne molto sicure di sé. Caratteri complicati. Un po' anche attratto dalle donne intelligenti con la parola, quelle che dicono tutto quello che pensano. Per lui è importante la testa di una donna. Dialogare sembra che lo eccita proprio quando con una donna bisogna discutere, cioè non discutere, quando parli, quando devi difendere la tua opinione, quando ci sono queste gara di parlare, non so come dire in italiano. Sembra che gli piacciono donne complicate, donne che sfida, ecco, la sfida, ma intellettuale sfida.
lo accende questa sfida. Sì, tanto testosterone ce l'ha l'uomo, gli piace sfida, gli piace caccia, se una donna sfuggente lui la vuole riprendere, per capelli riprendere. Ho immaginato come le sta scappando lui per la coda, l'ha tirato, vieni qua, sto scherzando ragazzi, ma tanto testosterone. Ok, questo è il suo ritratto. Andiamo a vedere, ma lui ha qualcuno in quel momento in cui o no? Quando in cui voi iniziate la storia. No, finita, 10 di spade, ma ancora starà male per la storia. Può essere il divorzio, le cose giudiziarie. Separazioni, documenti. C'è stato, lui era impegnato seriamente. Fase di separazione sembra. Può essere ancora separati in casa. Fase in separazione non proprio finita. Finita, fase in separazione. Vede, lui ancora prima di questa donna ti conosceva e aveva come si dice? Allora, come un attimo, come in italiano si dice? Oh, mi sono ricordata. Ha irrisolto con te. Le situazioni irrisolte con te. C'è come un amaro dentro nel cuore. Ecco perché lui arriva. Arriva. Sembra che ti rivelerà, che ti dirà che tu sei stato sempre nel suo cuore anche durante questa sua matrimonio, quello che sia, che sei stata sempre nel suo cuore. Bon, non lo so perché, mi sembra che questo uomo non è proprio finito, separato. Qui sembra che ti dirà, che ti farà capire che lui con lei non sta più, che loro sono solo amici, fratelli, sorelle, qualcosa così, che lui è innamorato di te. Qua ci sarà flirt, ci saranno incontri. Voglio capire, ma lui dice la verità? Vediamo, dice la verità che lui con quell'altra donna non ha niente? Che lui non è felice, che lui pensa che non è felice in quella storia, è vero. È vero che lui non può finire, ma adesso non lo so, perché è in fase di divorzio, oppure perché non può finire per altri motivi, non può finire. Con te sarà come un'amicizia, ma solo platonica o anche di più? Io penso che tu c'eri sempre nella sua vita, prima. Lui ti guardava, ti spiava o chiedeva di te informazioni. A livello mentale, almeno sicuramente c'eri sempre. Tra di voi comunque è stato qualcosa ed è finita. Finita male perché è rimasto la luna. Sono rimasti. Siete rimasti collegati sempre a livello mentale, energetico.
i sogni, non so, intuizioni, segni diversi. C'è stato sempre qualcosa che ricordava di te. Ma non mi ha detto che se lui dice la verità. Sì, dice la verità. Sì, la verità. Tu saprai la verità di tutto quello che succede nella sua vita. Vedo un inizio di una bella storia dove ci saranno tante conversazioni, incontri, tanti chiacchiere, comunicazioni, ecco. E poi come evolve? Ci sarà qualcosa, come evolve la storia? Tanta energia, coinvolgimento, anche emotivo. Sarà molto presente nella tua vita. E quando non potrà essere vicino a te, ti spia, ti guarda, ti tiene d'occhio sempre. Poi succederà quello che deve succedere, ma secondo me questo uno di bastone significa intimità. Apriamo. Sì, intimità. Se non è proprio vabbè, se intimità c'era comunque, uno di bastone con 6 di bastone, il piano, quello che volevo ottenere, ha ottenuto lui. Non lo so, se non era solo questo, qualcosa ancora. Però comunque rimane, dopo quella cosa che succede tra di voi, rimane inizia a realizzare uomo, inizia a realizzare, o tu anche, che ora che facciamo? Che la situazione non ha possibilità di evolversi, che qui bisogna fare la scelta. E cosa si fa? Lui? Tu? Boh. Ma chiedi che tu sei impegnata? Sembra che tu sia impegnata. Ai ai ai, sembra che anche tu impegnata. A voi non piacciono le cose semplici, vedo il mio canale, sempre tutto complicato. È il mondo, nascerà qualcosa alla fine? Ah, ma se tu sei impegnato ti divorzi. Eccolo, ecco cosa nascerà, la libertà nascerà. Grazie a questo uomo tu finirai quello che dovevi finire. Se c'era un'altra persona importante per te, tu questa finirai. Grazie a questo uomo. E poi rimanete insieme e cosa succederà dopo? Oh, non sarà facile. A me mi sembra una tipica storia di quelli che arriva uno per aiutare a separare lei da uomo che non la merita,
E poi loro non è detto che staranno, rimarranno insieme, cioè lui e te, perché poi vedo che ci saranno emozioni di diverso tipo, ci saranno alti e bassi, lacrime, e momenti in cui lui è freddo, tutta questa cosa strana. E alla fine per te come finisce tutta questa storia? Ma secondo me così doveva essere. Così deve essere. Niente. Attraverso, cioè, a me sembra che questo uomo e questa tutta questa storia sarà un grande stimolo per te per cambiare la tua vita, per evolversi, perché finisce con la carta di morte. Finiranno i conflitti interiori, sembra che tu ti tranquillizzi, smetterai di combattere, arrivi alla serenità. Un capitolo dalla tua vita sarà per sempre chiuso. E anche tu sembra che sarai già nuova. Ora non so se voi rimanete insieme o no, ma io vedo che questa persona ti sarà da guida, non lo so, ti accompagnerà. Ok, andiamo a vedere se non è ancora iniziato, quando sarà. Cioè, può essere che avevi già riconosciuto e ti è già successo o ti sta già succedendo. Perché a volte io vedo, io leggo i vostri commenti e a volte ragazze scrivono che Anira mi ha raccontato quello che io sto vivendo adesso. Quindi questa domanda sarà per chi non è ancora successo, quando sarà? Amicizia. Lo conosci già, siete già conosci, amici e amici. Dicono non ti agosto, non ti arrendere. Mi fanno vedere che voi siete già amici, che tra di voi è un legame divino, tu non ti devi arrendere e qualcosa in agosto. Ecco, come parlano le carte. E io ho finito questa variante strana. Raccontate come vi siete trovati, mettete like, vi saluto. Ciao ciao!